Sì, si è arrabbiato infatti il Gragnano, si sono arrabbiati i tifosi del Gragnano. Non capisco bene i motivi, sinceramente, del perché di questa brutta reazione, però. Infatti ci sono adesso una serie di un po' di ci sono dei problemi dietro la panchina dell'Acerbi, vediamo i giocatori del Gragnano che cercano di far mantenere la calma ai loro tifosi. Sì, infatti, sono cose brutte, purtroppo. Ma stanno arrivando anche degli oggetti in campo, ci sta un giocatore a terra, vedendo un brutto episodio. Ricordiamo che l'ultima partita che ha visto qui il Gragnano era con una certa corrisi di pubblico da entrambe le parti, ma soprattutto con delle forze dell'ordine che, a mio avviso, Rosario, non vediamo comunque delle forze dell'ordine nella tribuna ospite. Non le sto vedendo, però credo che sicuramente ci siano. Purtroppo, sinceramente, non mi piace commentare questo, cioè, per me non è sport vedere queste cose. Sicuramente Rosario, però questa è una brutta pagina, adesso non ci vuole, infatti c'è una serie di c'è un po' di parapiglia davanti alle due panchine, infatti c'è il nostro grande Marco che sta riprendendo il tutto. Vediamo che i giocatori del Gragnano invitano alla calma i propri sostenitori, l'arbitro dovrebbe prendere dei provvedimenti perché veramente non si può continuare sotto questo aspetto. Non possiamo continuare a giocare in questo modo, si allontana anche l'assistente che viene preso di bersaglio. Sì. Esatto. Ci sono ancora dei parapiglia davanti alla panchina. Comunque si è allontanato anche l'assistente perché veramente secondo me ha subito. Qualche oggetto sicuramente gli sarà arrivato. Poi Rosario, ma non capiamo comunque la reazione da parte dei tifosi, siamo sull'1-1, ci sta ancora quasi mezz'ora di tempo, non si sta giocando qualcosa di importante qui al Morra oggi, se non più per noi che per loro, cioè non capiamo questa reazione. Credo sia riferito più ad un errore tra il guardianino e l'arbitro, perché l'arbitro aveva segnalato il calcio d'angolo, il guardianino, cioè l'arbitro, o meglio il contrario, il guardianino aveva segnalato il calcio d'angolo, invece ha fatto continuare l'arbitro e credo che se la stiano prendendo per questo, non credo ce l'abbiano né con la tifoseria della Gelbison né con i calciatori della Gelbison. Sicuramente, sicuramente. Ripetendo che sono cose che non Non mi fanno piace parte del calcio, commentare. sì, sicuramente lo sa. Adesso aspettiamo un attimo le decisioni da parte dell'arbitro. Comunque si è perso parecchio, diciamo un buon 6-7 minuti. Infatti siamo arrivati al 23esimo, Rabeni ha pareggiato al 16esimo.